Venerdì 26 settembre torna a farsi vivo Beppe Grillo in vista del raduno del 10, 11 e 12 ottobre a Circo Massimo di Roma. Il comico manda dal suo blog un messaggio a tutti i sostenitori del movimento e lo fa con un video che richiama Ben-Hur. Allora, vediamolo insieme. Romolo Remo, Numa Pompilio, Tullo Stilio, Anco Marzio! Qui le gare di biga! Anco Marzio, Tarquinio il Superbo! 250.000 persone arrivavano da tutto il mondo conosciuto per vedere le grandi bighe! Tarquinio! Dove sei, Tarquinio? Qui c'era commerci, c'era incontri, gente che si trovava, facevano incontri, quello che vorremmo fare noi, incontrare le popolazioni del mondo. Qui venite a chiedere a noi, ai parlamentari, potreste chiedere quello che volete. Sarà un grande raduno, cari signori, un grande raduno. Vi aspettiamo. Allora Tommaso, com'era nel tuo inferno, non Grillo ma Gallo? Sì, non Grillo ma Gallo con cresta alzata. Alta e petto sempre in fuori a dire che i politici fanno fallo. Allora, dove porterà questa campagna d'autunno di Grillo? Beh, divertente, comunque se ne parla. È il suo lato comico creativo, surrealistico che prevale, fa sempre comunque riflettere anche in ciò che può sembrare più stravagante. Ha dimenticato Due Re di Roma. Quindi improvvisava, non era perché Servo Tullio, Tarquinio Prisco, in parte non li ha detti. Però credo che il senso, adesso al di là dell'utilizzo di Ben-Hur, è comunque questo suo spirito che si mantiene, che si fa fatica in Italia a capire. Noi cerchiamo sempre di portare il Movimento 5 Stelle dentro il Parlamento, dentro le logiche della politica, a farlo funzionare come i partiti, no? Non è così. Anche questo suo appello a questa idea dei popoli è un appello agli altri, è un appello all'Italia disperata, arrabbiata, che non è andata a votare, che è il partito di maggioranza. Non è un appello di chi chiede un voto, è un appello di chi anche si mette come camera di sfogo. Camera di sfogo come Grillo spesso è stato, nelle piazze, dove tu a un certo punto confondevi lo spettacolo teatrale col comizio, perché la verità era diventata più teatrale del teatro. Perché non capivi più chi era l'attore e chi era il personaggio vero. Quindi anche in questo caso, questa citazione, come dire, grottesca, senza un senso preciso, è simile a quel grido originale, che ovviamente fa sempre più fatica a tenere vicino, perché il Movimento 5 Stelle in questi mesi si è, diciamo, disamalgamato. Era un'amalgama che era forte contro Berlusconi, contro Bersani, contro il vecchio, che oggi di fronte al renzismo, che di Grillo ha preso tanti ceppi, di fronte a un paese che sta mandando via una certa classe dirigente, di fronte a un paese che ci prova ad andare più veloce, è confusa. Quindi si divide tra chi pensa che si debba partecipare, chi pensa che invece sia tutto uno scherzo. È più complicato tenerla insieme, proprio perché non è un partito, è un movimento che ha, a differenza dei partiti che vogliono governare per crescere, è un movimento che ha come fine ultimo scomparire. Cioè un movimento che nasce come enzima a una politica diventata, come dire, marcia, ha come suo ultimo fine non esistere più. E quindi si comporta in maniera inversa a quello che tu ti aspetti. Allora tu ti aspettavi un raduno politico nel nome di grandi valori, no? Come Cofferati che riunì per l'articolo 18 in quello stesso Circo Massimo milioni di persone, e lui invece arriva con Ben-Hur, non con l'articolo 18. Per questa ragione, per questa discrepanza tra idea del male e ricetta unitaria, che nel suo pensiero forse nemmeno esiste. Ringrazio Tommaso Cerno per essere stato con noi. Grazie a voi.